Buongiorno amici, oggi ci siamo fatti ben 40 minuti di macchina, dal titolo già sapete dove ci troviamo, mentre Alessio ancora non lo sa. Eden Lab, una friggitoria gourmet con prevalentemente cucina siciliana, il pistacchio, perché la Sicilia è il regno del pistacchio. Ci vediamo tra poco. Ah, pistacchio! È meglio del servizio al tavolo. Guarda, mi sa che hanno messo prima che venissimo. Abbiamo la panchina e il tavolino. Lì sotto c'è il locale. Meglio di così ci potrà andare. Poi sono pure il cameriere. Che è? Abbiamo pure... È importante. Sempre, sempre. Igienizziamoci le mani. Vabbè, partiamo. Direi partire. Vai, partiamo. Che poi qua se siamo portati pure le posate da casa, mica spicci qua. Yeah. Cioè, ok, questa mala storta, però. Stile picnic oggi. Ma dico, stile picnic. Picnic di qualità. Mortacci, cosa esce da qui a lei? Manco se chiude. Fermate. Mamma mia, che ci sta qua dentro. A cuccioli. Ma che state a dire? No, qui stiamo su Marte proprio. Questo è il food porn livelli alti proprio. Ma livelli altissimi proprio. Ma che ne sapete voi, io? Tutto rispetto a voi. Sì, però poi se non glielo famo vedere, loro non sanno dove stanno parlando. Questa è proprio hype, capito? Producendo enzimi in questo momento. Cioè, rendiamoci conto, c'è una piscina di pistacchio. Vediamo come sono ste patate. E quel panino sembra buono, c'ho st'idea. A parte che si sente il pistacchio ed è buono, ma le patate sono buone. La senti la patata, non è quella fina. La vedi pure la patata. È bella pure quella patata che sta laggiù. E poi sono belle salate al punto giusto, E croccanti. Mortacci. Ragazzi, complicato qua, Sono i complicati che ci piacciono, però. Cioè, guardate che cottura meravigliosa che ha sta carne. La carne si scioglie in bocca, vero Ale? Ma veramente si scioglie. Ed è buona. Il pistacchio ovviamente è abbondante di sopra. Non è una semplice granella, ma è proprio un pesto di pistacchi, che è buono. Nel complesso, con tutti questi sapori che ci sono, non è che si sente troppo, perché comunque c'è un bel tocco di carne. Ci sono gli anelli di cipolla, quindi è un po', diciamo, coperto. Però poi nel complesso comunque è un ottimo sapore. Il panino è veramente buono.
Mamma mia che panino, mamma mia. Qua devi sporcare quando mangi. Però nonostante non stia mangiando su un piatto, quindi abbastanza rischiosa la cosa, non cade niente. Cioè, no, il rischio di cadere non c'è sta, sta tutto bene lì, compatto. La paura ce l'avevo con tutte queste cose di sopra, era una montagna sto panino. E invece qua rimane tutto. Però mo cade, faccio l'Epic Fail del 2021. La burrata affumicata di sopra, tanta roba, quella si sente, quella si sente. Il panino è veramente buono. Ed è un panino che riprenderei sicuramente. Porto il 2. C'è la parte mobile, la parte croccante, c'è un. Veramente buono. Pure il pane è buono. Sì, il pane è buono. La parte croccante è data da. Mamma mia. Dall'anello di cipolla. Tanta roba. Buona sta cipolla, oh. Buona, 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 dolce. Ma è fritta veramente bene, oh. È fritta veramente bene. Ma quanto che sta bene il panino. Cioè, è quella che sposava bene proprio col resto. Comunque, questo è il mio punto di vista. Ho mangiato metà panino. E comunque non sembrava metà panino. Allora, per quanto riguarda la questione pistacchio, ovviamente non è il protagonista del panino. Però lo senti? No, lo sentiamo, eh. Lo senti, perché comunque ce n'è tanto ed è comunque buono. E non è il protagonista, ma è il giusto elemento tra i tanti elementi giusti che ci sono in questo panino. Ma io me lo pulire con quello. Ma dio un po', come si dice? Sentire chi è dita? Certo che i Fonsis qua. Non ne sanno i Fonsis. Duri veramente solo a metà. Buone dita mia, oh. So buone dita mia. Queste sono un fuori menù. Per chi le vuole provare, contattatemi in direct sul mio profilo Instagram, vi lascio il nome qua. Veramente dentro sto pistacchio dicevo tuffa per quanto ce ne sta. Mamma mia. Cioè hanno usato veramente un barattolo, un vasetto di pistacchio. Una delle cose per cui ce le mettiamo quando andiamo in giro e assaggiamo il pistacchio. Uno per la qualità del pistacchio, ok? Ma due che a volte sembrano che c'è cascato, ma ancora lo mettono. Manco ce lo mettono, ma poi soprattutto la maggior parte delle volte mettono la granellina, la sabbietta di pistacchio. Te fanno il contentino che non solo non lo vedi, ma cioè non solo non lo senti, ma non lo vedi proprio. Qua veramente ci hanno prestato un vasetto. Bravi, che sono sprecati. Altro punto a favore. Cioè, guarda che ci fa la scatola. Guarda, guarda, sta patata non c'è sta niente di sopra, eh. Ci fai la scarpetta. Chi è? La scarpetta ci fai. Cioè, sta barchetta, altro che Amerigo Vespucci. Se la guarda. Poi. Mazza che buoni, oh. Io buoni. Devo dire, che stiamo mangiando comunque fredde. Sono fredde, ma sono buonissime. Buone uguale. Quanto pistacchio, non giochiamo. Mamma mia che buono. Mamma mia. Ci sta il contrasto del salato della patata con il dolce del pistacchio, che è favoloso. Cioè è favoloso, Ale. Mamma mia che buono. Pure le patate sono tante, eh. Guarda che, considerando che poi questo è per uno, non è per due. Il prezzo comunque, parliamo di un panino di 15 euro. Ma avete visto sia le dimensioni del panino, sia quello che ci sarà dentro e sia la quantità delle patate. Molto spesso va in giro. E il pistacchio. Il pistacchio. Il pistacchio costa, eh. E guarda quanto ce n'era. Cioè con 15 euro comunque diciamo che stai a posto. Ho visto che stava a cuore e mi sono sentito male. Beh, tutto quello che c'è dentro questa scatola era buono. Proviamo pure il cartone dopo, magari può essere pure quello. Sì, sì. Comunque è il pegnato di pistacchio, quindi. Quanto roba c'è ancora? Ancora c'è una busta di roba, eh. Mamma mia. Ne vedrete delle belle. Qua parte tua, eh. Tutto questo. Magna, magna. Adesso sono morto. Morto. Senti un po'. Pinotto. No. Domande subito, lei che fai? Non c'è sconfitta. Nel cuore di chi mangia. Con 15 euro mangio. Guarda, io un panino completo con queste patine non le finivo. Ma che adesso ho finito. Che può essere. Poi basta, no? Ma la lasagna sta pure cazzo. E dove cazzo sta la lasagna? Qua dentro mi sa. Mamma mia, la lasagna. Sta pure la lasagna. Mamma mia, che roba. Fermate. Io lo faccio vedere. Porco due, queste cose che vi sto a fare oggi, minimo devo arrivare a
100.000 iscritti in un giorno. Minimo. Voglio guadagnare più. Se non prende like questo video, non ne faccio più, porca troia. Scusate. Vabbè. Tocca a dirlo, non so io. Tocca a dirlo. Guarda che roba. La lasagna al pistacchio, ovviamente con speck croccante. La bomba al pistacchio e sarebbe una burrata fritta. Che sopra? Vabbè, che c'è stata troppa gente, troppi rumori, non ci sentono. Sono gasato. Cioè, burrata fritta. Burrata fritta con cuore cremoso al pistacchio. Okay. Ah, ma gas. Assaggio qualità dello speck croccante. Croccante, croccante, però è proprio bruciacchiato. Il sapore non è di speck, ma di bruciacchiato. Quindi questo c'è da dire. Sullo speck, piccola nota negativa. Lo speck croccante sta solamente sopra. Dentro ci sta lo speck, proprio speck normale. Quando te muovi te li trovi i pistacchi in mano. Anche qui ci sta la burrata di sopra. Questo, oltre ad essere un pistacchio, diciamo, food porn, questo video è anche un burrata food sì. porn. Buona. Molto buono. E non vorrei dire cavolate, ma è anche molto leggera. No. Oddio. Dopo un morso. È leggera al gusto. Però poi gli ingredienti sono quelli che so, Cioè, di che una burrata è leggera. No, no. Picchia. Però è buonissima, è nonostante buona. Sia fredda, lo speck dentro si sente ed è buono. La burrata di sopra è buona, da quel tocco in più. E poi la besciamella, qui è una besciamella al pistacchio. Quindi qua infatti il pistacchio si sente un po' di più rispetto a prima. Vero. Cioè prima, vabbè, lo sentivi quando lo andavi proprio a prendere. Però poi insieme a tutto il panino veniva un po' coperto. Qui invece lo sentite più proprio nel sapore complessivo. Poi magari vedete tutti questi ingredienti, dice ok. Però sa di lasagna. No, cioè, sa di lasagna. Stiamo mangiando una lasagna, comunque è buono. Sa di lasagna, buona. E qua si sente il pistacchio, è buono. L'addolcisce sta lasagna, eh? Prende quel retrogusto dolce sta lasagna che è veramente piacevole. Pure provola. Sì, ma speck e provola all'interno. No, comunque glielo fa vedere la besciamella al pistacchio. Glielo devo far vedere. Se mentre prima dicevo che il bacon di sopra, quello croccante, aveva un sapore bruciato, ce lo aveva quando lo mangiavi singolarmente, però mangiando tutto insieme non lo percepisci, senti solamente la parte croccante che ci sta bene invece. Sì. Ma quanto ispira. Oh, oddio che bello, ci sta il latticello della burrata all'interno che è fuoriuscito. Questo è ignorante, eh? Questo sì, questa è ignorantissima. C'è una burrata impanata fritta con un cuore all'interno di pistacchio, che stavo per dire, non è che ce ne sta così tanto all'interno del pistacchio, beh? Sì. Però qua c'è sta una piscina di pistacchio, ce ne sta una quantità enorme. Uno fa così, lo prende e lo mette all'interno. Questo è pure il tutorial. E ora sì che stai per mangiare. Madonna, questa sarà una cosa porca ai massimi livelli. La panatura è buona, bella presente, avvolge bene la bufala all'interno. Che gli vuoi dire? Tra l'altro è fritta, quindi fritto. La burrata è buona. C'è star pistacchio, è fritto. Stasera mangiale, eh? Scusate se sto mangiando come un porco. Come un animale.
il video lo richiede, le circostanze lo richiedono, quindi le due cose di prima, sia il panino che la lasagna, forse erano, no forse, erano meglio, veramente, ripeto, porno, porco, chiamatela come vi pare, buono ovviamente, ma mentre il panino di prima con quelle patate e anche la lasagna meriterebbero un viaggetto apposta qua, forse per questo non è che verrei appositamente. Certo. Ma e anche qua chi non si lecca le dita gode solo a metà. Luca, facciamo un video apposta. Però 100.000 like a questo video li deve avere minimo, minimo. E non ce lo mette 2-3 anni a piarli. Un giorno. Un giorno. 24 ore. Ecco. Mondo pubblico. Siamo arrivati quasi alla conclusione. È una cosa, la guerra. Pezzo casco. Rotoli. Arrivo nel lungo della terra, Nico. Arrivo. Iris fritte al pistacchio. Fermate. Faccio dico pure a picammo, sai. Nonostante sia passato penso un'oretta e siamo al freddo, c'è vento e tutto quanto, il pistacchio all'interno è rimasto caldo. Abbastanza caldo, tiepido, diciamo. Dai, non perdiamo tempo, dai. Andiamo. Facciamo quest'ultimo sforzo. Sacrificio. Buona, favolosa. Se prima le mani si sporcavano, ora non si puliscono più. Ma comunque c'hanno una crema al pistacchio che è buonissima. Che magnata che ci sono fatti. Buona però, eh. Come va? Riesci a camminare? Sì, c'è una gravità tutta mia adesso. E niente, io direi che c'è poco altro da dire, Ale. Abbiamo detto tutto, abbiamo commentato tutto, abbiamo fatto del tutto, le immagini parlano chiaro. Chiaro. Quindi io direi, ovviamente, ripetiglielo pure tu, buttare un sacco di like a sto video, perché questo li merita. Oh, li merita. Non fatelo per noi, fatelo per il pistacchio. Se amate il pistacchio, fatelo per lui. Se amate il fritto, fatelo per lui. Se amate gli hamburger, fatelo per lui. Per lui. Per loro. Per loro. Per loro. Se amate la burrata, fatelo per lei. E niente, qui da la storta. Dove sta? Comune di Roma. Comune di Roma. Comune okay. Di Roma. Qui da chissà dove è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. E buon pistacchio a tutti.